Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andremo a provare le Kitos Pizza Flavored, queste di qua. Adesso cambiamo l'ingollatura e andiamo a vedere la busta, la busta nei suoi dettagli, chiaramente. Ok, eccomi qua. Qua abbiamo le nostre Kitos, allontano un po' l'ingollatura, le Kitos Pizza Flavored. Come sempre qua abbiamo scritto Made of Corn Oven Dried. Qua sempre il tigrotto con sempre il bastone cuoio per mettere, per il forno con un piatto con una pizza. La forma delle patatine dovrebbe essere questa, quindi finalmente una forma abbastanza differente da quella che vi ho già portato. E sarà interessante perché patatine alla pizza maggiormente le fanno o le Pringles, che sono quelle normali che sono le Pringles. Oppure per esempio la Paio o altre aziende fanno sì le patatine alla pizza, ma alla forma di ciambella però. Queste invece sono a forma di triangolo, quindi questa è una forma abbastanza nuova per il gusto della pizza, diciamo. Sono chiaramente scadute, ma quando sto registrando questo video sono già scadute anche, perché visto che sto registrando al fine ottobre, queste sono solo del 15 di ottobre, e sto video state vedendo, se non sbaglio, febbraio. Dietro, come sempre, manca l'italiano. È strano che quindi pochissime Kito sono commercializzate comunque, quanto pare, in Italia. E abbiamo scritto: non metta fuoco, Kito Spizzerini Gout Pizza. Che a me sembra tutto qua in inglese. La confezione di 85 grammi, come si può leggere dalla 85G. E niente. Dopodiché, qua abbiamo sempre altre cose scritte. Sempre i link dei social per quanto riguarda l'azienda, costanza del prezzo. Qui invece abbiamo, non so dirvi cosa, forse sempre, diciamo forse tipo le porzioni, valori nutrizionali, e qui gli ingredienti invece ci sono scritti in un'altra lingua. Qua non so dirvi cosa sia scritto, visto che non c'è l'italiano chiaramente. E niente, questa di qua è la confezione di per sé, quindi Kitos Pizza Flavored. Adesso li andiamo a provare e niente. Ok, rieccomi qua. Adesso vado ad aprire e andiamo a provare. Sono abbastanza di fretta perché devo andare anche a lavorare per questo. Sono fattiva. Allora, vagamente ricordano le Pringles dall'odore e le pie un pochettino. Adesso ne prenderò una. La forma di per sé è abbastanza fedele alla confezione. Sì, vabbè, con la poca luminosità si nota poco, cioè sembrano sì più scure nella foto, però vabbè. Sì, di per sé sì, sono molto più scure. Queste invece sono più chiare come patatine, però la forma comunque è fedele. Andiamo a assaggiarne una e poi altre sette. Allora, sono un po' croccanti, non tanto morbide. Tutte le patatine alla pizza che ho già provato, diciamo che queste possono essere più croccanti che ho provato praticamente. Non so se questo è l'ultra pesto secondo, quindi mangio le ultime due. Ne mangio qualche altra per avere certezza sul voto. Comunque, come sapore, non sono come le Pringles, però, come dicevo, dall'odore somigliano sia alle Pringles che alle pie. Dal gusto somigliano anche alle pie. Quindi voglio essere certo che non siano precisa la pie e che quindi posso dargli un voto abbastanza alto.
Alcune hanno meno sapore, non so perché. Ok, sì, il sapore è quello comunque. Allora, l'idea, diciamo, è buona. C'è qualcosa di unico, sì, però il gusto di per sé è uguale alle pie, non cambia. Non c'è qualcosa di in più o in meno alla pie, c'è proprio il sapore proprio è bilanciato ugualmente come alla pie. Però siccome c'è la questione che diciamo le patatine sono di forma diversa e sono più croccanti, si differenziano diciamo dalla pie. Di conseguenza, queste Keto Pizza Flavor, io dai tranquillamente. Sapete, anche se sono simili alla pie, c'è cioè uguale alla pie, col fatto della forma che cambia, per me merita un voto alto. Quindi Keto Pizza Flavor, gli do un 10 su 10. Me lo dai tra il 9 e il 9,5, però a sto punto gli do direttamente il 10, quindi gli do 10 su 10. Keto Pizza Flavor, 10 su 10. Questo di qua l'ho preso su Fit or Fat online, per chi se lo sta chiedendo. Non penso siano in commercio in alcuni negozietti. Se siete fortunati magari le trovate, se le trovate le consiglio di provarle perché sono veramente buone. Anche se di sapore si somigliano molto alla pie. Oltre a ciò, stesse di qua, è facile che potete trovare nei negozi questi che vendono cose americane, chiaramente. Va bene, se questo video è piaciuto, vi lascio un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!